Una pistola calibro 7,65, perfettamente oliata e funzionante, 8 proiettili ed un bossolo già esploso dello stesso calibro, un pugnale della lunghezza complessiva di 27 cm, una granata d'ananas, per fortuna svuotata della polvere esplodente e priva di innesco, e 6 fucili da caccia. Non siamo in un negozio. Tutto questo materiale è ciò che la polizia ha trovato in casa ad un 74enne di San Concordio. L'uomo, che ha ricevuto la visita degli agenti in seguito a diverse segnalazioni di cittadini giunte in questura, è stato denunciato per detenzione abusiva di arma da sparo, di munizionamento e di arma da taglio. Tutto il materiale è stato sequestrato. Nella stessa giornata e sempre nell'ambito dei controlli straordinari imposti dal questore per contrastare ogni forma di criminalità che mina la percezione di sicurezza del cittadino, i poliziotti hanno identificato 175 persone e controllato 88 veicoli. Hanno denunciato un 30enne di Livorno, sorpreso a Lucca nonostante il foglio di via obbligatorio, e munito dello stesso documento un 23enne napoletano, disoccupato e con precedenti per truffa, trovato in zona Borgo Giannotti, mentre fermava i passanti con pretesti chiedendo loro indicazioni. Non fornendo giustificazioni plausibili circa la sua presenza a Lucca e non avendo mezzi di sostentamento nei confronti del giovane, è scattato il divieto di ritornare sul nostro territorio per i prossimi 3 anni.